Ciao a tutti e bentornati su Corpo Globo. Tre riflessioni sul VAR, solamente tre. La prima sullo strumento, io già nell'altro video ho detto che deve migliorare perché non garantisce uniformità di giudizio. Da partita a partita vediamo stessi casi ma diverse decisioni, per cui c'è da migliorare su questo aspetto. Io non sono un tecnico e non mi permetto di dare consigli tecnici, ma questo strumento, per come la vedo io, andrebbe standardizzato con delle regole chiare, con delle regole trasparenti, in modo che sia di facile comprensione. E ricordate sempre che una norma di facile comprensione è anche di facile applicazione, per cui questo strumento va standardizzato. Passiamo alla seconda pillolina di questo piccolo video. La comunicazione della Juventus, completamente errata ragazzi, completamente errata. Fine partita con l'adrenalina ancora in corpo, con il nervoso e la rosicatura di aver preso un pareggio in questa maniera da 2-0 a 2-2, Allegri e Buffon sono andati in conferenza stampa a parlare del VAR in maniera un po' troppo generica, quelle parole là sul fatto che lo strumento non andasse bene, per come sta funzionando adesso ovviamente. Questo giudizio, seppur parziale, ha causato dei fraintendimenti da parte della stampa, e la stampa ovviamente ci ha ricamato su, creando un sacco di polemiche e dipingendo i juventini come se fossero gli antivari. Per cui io mi appello a questi casi, forse è meglio quando si perde in questa maniera o si pareggia e comunque si rosica, sarebbe bene andare in conferenza stampa e cercare di dribblare completamente questi argomenti, rimandandoli. Cosa potevano dire Allegri e Buffon? Beh, il VAR è ancora in fase di sperimentazione, sicuramente va migliorato perché non è chiaro il suo funzionamento dalla A alla Z e non mostra uniformità di giudizio. Già così forse sarebbe andato meglio di come è andato, perché loro hanno detto il VAR così non va bene, l'arbitro ha delle difficoltà nel prendere i giudizi, ci sono dei casi in cui l'arbitro ragiona con soggettività, non ci sono dei falli oggettivi eccetera eccetera, quindi ogni arbitro la ragiona come vuole, bla 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 bla. Tutto questo bla 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 ovviamente è stato dipinto come la Juventus non voleva, per cui caro esperto di comunicazione della Juventus, la prossima volta apri gli occhi e dati una svegliata, perché così diamo l'idea di essere juventini, anti-juventini. Quando perdiamo saremo sempre quelli che col VAR perderemo, e se perdiamo quest'anno, finalmente che abbiamo questo strumento, si vede che la Juve perde. Ecco, date una sveglia, anzi schieratevi col VAR, perché è giusto schierarvi col VAR apertamente la prossima volta, e quando andrete a criticarlo dovrete criticarlo entrando nello specifico, ovvero il caso di Nick Stanger, del gol di Mandzukic, i giocatori dell'Atalanta dentro l'area, il fallo che non c'era di Gomez, eccetera eccetera eccetera, ovviamente non dando dei giudizi sommari e generici, che perché poi la stampa di merda italiana ci ricama su e ci dipinge per quelli che non siamo. Visto che poi siamo un popolo di analfabeti funzionali, perché si fide, si ferma i titoletti, si ferma senza entrare nello specifico, senza leggere in questo caso le parole che sono state dette, il virgolettato sia di Buffon sia di Allegri, si passa questi fraintendimenti come se noi fossimo i cattivi da abbattere. Siccome ci siamo già passati nel 2006 in questi casi, forse sarebbe bene darsi un po' una svegliata da questo punto di vista, perché non voglio essere il capo espiatorio della merda del calcio italiano. Tutto qua. Per quanto riguarda invece la stampa italiana, è prostituzione intellettuale, lo disse bene Mourinho, che io detesto come persona eccetera, mi sta sul cazzo, però all'epoca forse aveva ragione. Il fatto che la stampa ci ricami su queste storie in questa maniera molto esagerata, non capendo e travisando le parole di Gianluigi Buffon e Massimiliano Allegri, quella là è prostituzione intellettuale. È prostituzione intellettuale perché si tende a vendere una sorta di prodotto, che sarebbero poi gli articoli contro, sulla Juventus, che è contro il VAR eccetera, ad una platea che non aspetta altro, che non aspetta altro per gettare ancora più fango verso questa squadra. Quindi, ricapitolando, tre punti: il VAR va assolutamente migliorato sull'uniformità di giudizio e va standardizzato con delle regole, ovvero tempistiche, campi di intervento eccetera. Seconda regola, la Juventus dovrebbe darsi una svegliata dal punto di vista comunicativo, perché non è la prima volta che facciamo queste figuracce in conferenza stampa e poi noi tifosi dobbiamo sorbirci il camion della merda per una settimana fino alla partita successiva, per cui mi auguro che queste cose un po' cambino.
Terza cosa, terza e ultima cosa, la stampa italiana fa questo. Credo che non sia, perché non c'è, che non sia l'unico a pensarlo, perché è tutta schierata sia in politica, è tutta schierata completamente sia nello sport, ma parlare anche dei giornali che magari favoreggiano per quello che tifo io, per esempio Juventus eccetera, sono giornalacci senza un minimo di obiettività e tendono a infangare da una parte e dall'altra. A me questo fa schifo tutto qua, perché non c'è obiettività. Per fortuna sul web ci sono alcuni blog scritti da persone meno autorevoli, tra virgolette, di quelle persone che lavorano magari nelle testate più importanti, però riescono a scrivere veramente dei contenuti di altissima qualità, per cui per fortuna che esiste internet. L'importante è saper riconoscere il contenuto buono da quello cattivo. Tutto qua. Ragazzi, io vi ringrazio per aver scelto di su Instagram Stories di volere questo nuovo video. Mi auguro che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un commento qui sotto su cosa ne pensate del comportamento della Juventus nel post partita con l'Atalanta, ancora sul VAR se volete dire la vostra, ma non solo, anche sul comportamento della stampa nei confronti della Juventus. Ragazzi, non so se ricordate anche la questione 'ndrangheta, Juve 'ndrangheta, erano due parole che andavano assieme a braccetto fino alla fine. Pur il tribunale di Torino ha smentito tutto dicendo che appunto la Juventus sarà in parte ricattata, ma su questo ovviamente non si è discusso, non si è neanche parlato, anzi comunque a sottovoce, come direbbe lui, un graffetto così, ottava pagina, nascosto, magari sotto anche gli annunci molecolari e queste cose. Ragazzi, dai, ci vediamo domani direttamente, magari o dopodomani, non so quando giocherà la nazionale, fare un commento su questa partita, ma giusto così per vedervi e per rimanere tutti in attività e non arrivare agli incontri della Juventus un po' arrugginito quel video. Ragazzi, ci vediamo presto, mi raccomando iscrivetevi al canale e fino alla fine, forza Juventus!